La conferenza stampa di Spider in the Web, film che al 37esimo Torino Film Festival presentiamo nella sezione Festa Mobile. Abbiamo con noi, e abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi il regista del film, che è anche uno dei giurati del nostro concorso di Torino 37, Eran Riklis. Un applauso cortesemente per il nostro ospite. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, allora io vorrei cominciare con il chiedere al nostro ospite qualcosa riguardo quello che mi sembra di poter leggere nella sua filmografia come un progressivo slittamento verso il cinema di genere, ferme restando nei suoi film le istanze politiche che in qualche modo ha sempre raccontato. Anche il suo penultimo film, prima di Spider in the Web, Shelter, era una storia di spionaggio. Prima ancora c'era stato un thriller d'azione come Zaytun. Ecco, mi chiedevo il perché di questo, di questa interessante deriva verso il genere inteso in senso più puro. Well, I think we're all drifters anyway, you know, it's I think life is about new experiences, about checking out what you love and what you are interested in. And I think I have a wide range of interests in everything in life. People, politics, social issues, everything. So I never feel that it's about going into a genre or really. It's more about exploring different angles. But in the end, I think I always go back to the fact that I try to tell stories about my country and my region, the Middle East, which is a very complicated region. And so I hope I always have something to say. You know, maybe it's not always totally smart, but I try. No. Siamo tutti un po' alla deriva, nel senso che amiamo andarci alla deriva, nel senso che la vita è fatta di nuove esperienze, di nuove scoperte, nuovi interessi e nuovi amori. E credo che la gamma dei miei interessi sia piuttosto ampia nella vita, e questo si riflette inevitabilmente anche nel cinema. Non c'è stata da parte mia una decisione razionale nel iniziare a dedicarmi al cinema di genere, semplicemente il desiderio di studiare, sperimentare delle prospettive, delle angolazioni differenti, pur mantenendo un centro che è quello dei miei interessi, che ruotano attorno al mio paese e alla mia regione di provenienza, che è appunto il Medio Oriente. Ritengo di avere ancora parecchie cose da dire, spero che siano cose abbastanza intelligenti. But I'll say one more small thing is that I think in a way in cinema everything is genre. You know, when I did Giardino di Limone, it was a Western in a way. It's about a woman, you know, fighting against a bad sheriff. When I did Finale di Coppa many years ago, it was a war movie. So I think you're always dealing with genres and you're trying to manipulate them, maybe do something new. Although I think you always have also a sense of respect for what was done before you. So I think it's always this interesting mix between your personal point of view and the rules, if there are any rules, of the genre. Detto questo, vorrei anche aggiungere che secondo me per certi versi il cinema è comunque tutto cinema di genere, volendo ben vedere. Se penso a Giardino di Limoni, era un western con una donna come protagonista. Il tentativo da parte mia è cercare in qualche modo di manipolare i confini del genere, per l'appunto, pur conservando un rispetto molto profondo per quello che è stato fatto prima, e cercando di mescolare punti di vista diversi dei personaggi. Io non voglio essere ridondante, non ricorderò costantemente che se avete delle domande è sufficiente segnalare e vi sarà data la parola, però insomma ve lo dico così all'inizio per, come reminder generale. Quando abbiamo visto Spider in the Web abbiamo avuto
l'impressione piuttosto generalizzata, insomma, fra di noi che in questo film venisse declinato in maniera personale, appunto dal punto di vista del signor Riklis, quel mondo che comunque ha reso celebre John le Carré con la sua opera letteraria, insomma. Quindi mi interessava sapere se questo riferimento che noi avevamo colto è corretto nell'opinione di Aaron Riklis e in che modo l'ha voluto reinterpretare per fare la storia più sua. Yeah. Well, John le Carré is certainly an inspiration. I even put in one scene in the train, there's a passenger who's reading The Constant Gardener. So that's kind of, you know, for filmmakers and readers. John le Carré, but actually I think my influence in a way is more, you know, one of the films that really influenced me when I was younger was The American Friend, the Wim Wenders film. And I think what I loved about that film, and when I was a student, I saw it, I think, 55 times, maybe. So, you know, something like that. Not bad. And I felt this mixture of really personal approach, human drama, but mixed, again, within the rules of a thriller, was very fascinating for me. But of course, it came from Wenders, which also means a very European approach to an American story. It's an American story by Patricia Highsmith. So here, I felt I'm following actually some different rules, which are the rules of the Mossad, the Israeli Mossad, which has strange rules. You know, I'm quite famous for being a spy, so. But really, you follow everything that you learned all your life, because I lived in Israel, and you always know things about the Mossad. But for me, actually, the main interest in this film was exploring old age, in a way, and what it means to end your career in a way that that maybe makes you redundant. You know, that you had this amazing career and then suddenly it's over and suddenly they say, okay, get off the stage and next. And you're trying to stay on the stage and get a standing ovation, which I think, you know, for creative people, that's always this big fear of what's going to happen next. Sicuramente io nutro una grande ammirazione per John le Carré, non a caso c'è questa scena appunto sul treno di questo passeggero che sta leggendo The Constant Gardener, e c'è da parte mia un omaggio e un ammiccamento a questo grande autore. Ricordo quanto mi colpì un adattamento, quello fatto da Wim Wenders con l'amico americano, appunto a proposito di un romanzo di Le Carré. Il film di Wenders io devo averlo visto una roba tipo 55 volte quando ero studente, perché ho profondamente ammirato il modo in cui Wenders ha fatto suo un approccio ai personaggi, l'aspetto drammatico di questi esseri umani e che devono in qualche modo obbedire a delle regole molto precise che sono appunto quelle dell'intelligence. Parliamo ovviamente di un approccio di un europeo, essendo Wenders un autore europeo, rispetto a una storia tipicamente americana, che appunto è quella di Patricia Highsmith. Nel mio caso, in questo film, la volontà è stata quella di ambientarlo nel Mossad. Mossad, tutti sappiamo che cos'è, non conosciamo i dettagli del meccanismo, forse noi che viviamo in Israele li conosciamo un po' di più, però al di là appunto della configurazione dell'agenzia spionistica, da parte mia l'interesse del film era quello di esplorare che cosa accade quando si raggiunge un'età matura, quando ci si avvicina alla fine della carriera e si è in qualche modo invitati a scendere dal palcoscenico, malgrado si siano appunto ricevuti grandissimi successi, conseguiti grandissimi successi, e invece il diretto interessato ha proprio voglia di restarci su questo palcoscenico e di avere una standing ovation ancora una volta. Il tono che potremmo sintetizzare definendolo crepuscolare, appunto, del film, con la storia di questo personaggio interpretato magnificamente da Ben Kingsley, che si trova di fronte alla situazione che Aaron Riklis ci ha appena descritto, mi sembra che ci sia stato il tentativo di ricrearlo anche dal punto di vista formale.
Questo è un film ricco di ombre, di ambienti notturni, era in qualche modo una logica conseguenza dei temi del film? Yes, it's. I think we tried. I was working with a Dutch cinematographer, and we really were inspired by, you know, the easy reference is probably Hopper, you know, the painter. Maybe for the colors and the compositions, and by other a lot of stills work that we observed in terms of really this work in the shadows that you don't have to see everything. And you can it keeps you kind of guessing, you know, what you're not seeing, which I think is always good for a thriller because you never know what comes from the shadows. And yeah, I think it was a very moody film, you know, both because of Kingsley's character and maybe because of my mood when I was making it, you know, because I was very much in touch with this material, and so it came kind of naturally, this low-key and yet dramatic atmosphere. Per questo film ho lavorato con un direttore della fotografia olandese e sì, abbiamo riflettuto effettivamente sulla gamma cromatica del film. Il riferimento in qualche modo più ovvio è stato quello al pittore Hopper e in termini di colori e proprio di composizione delle immagini. E poi come riferimento abbiamo preso anche altre fotografie, in particolare considerando che si tratta di agenti che lavorano nell'ombra e che inevitabilmente dalla loro posizione spesso hanno una visuale parziale e quindi c'è sempre da chiedersi che cos'è il fuoricampo che loro non riescono a vedere. Questi sono elementi molto importanti in un buon thriller, e ci è sembrato anche estremamente naturale seguire queste scelte per il personaggio interpretato da Kingsley, che cerca in qualche modo di essere, di non dare dell'occhio, ecco, di essere un low-key. A questo punto mi sembra logico chiederle come mai ha trovato proprio in Ben Kingsley l'interprete che cercava per questo ruolo, come è andato il lavoro sul set, e visto che ci ha appena raccontato appunto che in qualche modo questo film rifletteva il suo stato d'animo, il suo umore dell'epoca, in che modo magari avete lavorato insieme per proiettare nel personaggio di Adret qualcosa di... qualcosa della sua stessa personalità. Well, it was very interesting. You know, I always thought Ben Kingsley is really one of the masters of acting, you know, in this world. And I think I felt that he's a natural choice because he has this kind of chameleon quality that makes him, you believe that he's almost anything, you know, maybe not Swedish, but you know, almost anything that kind of works from the Mediterranean. And I think when I first met him at his house, after a long train ride from London, a little bit like a BBC series, you know, you're going on a train, you get to a station in a small village, there's a Land Rover waiting in the car park and it blinks its lights, and you go and the driver says, "Hello, I'm Dave, I'm the gardener." And he takes me in the car, and I think that's it. And, you know, I'm finished. And so it's like a mini thriller. And I think I spent 2 hours in Kingsley's house, and all I saw, he was talking, I was talking, his wife was talking a little bit, and but I only saw Avramaderet, my character. Mm. And that was a very good feeling because I was sitting there looking at my character. And so I immediately understood that I already did almost 60% of the work. It was already done in this meeting. But I have to tell you, do you want to translate that? And then I'll tell you a funny story. A little bit of a funny story. Ben Kingsley l'ho sempre considerato veramente uno dei grandi maestri viventi della recitazione, ed è stato
per me è una scelta assolutamente naturale per la sua dote di essere un vero e proprio camaleonte. Gli si può chiedere di interpretare qualunque cosa, eccetto forse uno svedese, ma qualunque ruolo mediterraneo lui è in grado effettivamente di vestirlo. Sono andato a trovarlo a casa sua e già il viaggio è stato un thriller di per sé, perché è stato un lunghissimo viaggio in treno da Londra, dove poi mi ha incontrato un autista per condurmi a casa sua, e questo autista si è presentato appunto come un giardiniere, e io ho detto: ecco, adesso chissà cosa succede, proprio un mini thriller il viaggio stesso. E ho trascorso 2 ore a casa sua, abbiamo parlato prevalentemente noi due, ma ogni tanto è intervenuta anche la moglie, e io sono stato immediatamente, l'unica cosa che ho visto trovandomelo di fronte era Avram Adre, cioè il protagonista del mio film, e ho pensato che il 60% del lavoro fosse già stato fatto. But at the same time, maybe the second thing that he said to me, he said, Eran, listen, you can call Steven Spielberg, call Steven, he will tell you I never do more than 3 takes. And I'm sitting, and he says, normally my first take is the best take. And I'm sitting there sort of saying, okay, you know, I'm going to kill myself. What is 3 takes? 4 months later, we're shooting the film. It's the first day, early morning. It's Kingsley and the Israeli actor. Kingsley is nervous because there was no hot water in the hotel, and his trailer is too small, and you know, those kind of things. And we start the first shot, and I finish after 9 takes. Uh-oh. But he says nothing, but he says, Eran, do you mind if I look at the last take that we did? And, you know, normally directors don't like to show actors on the set, because I told him, yeah, you're going to look at the lighting. And he said, no, come on, we're not kids. Let me have a look. So he's sitting there with his back to the set, with the earphones and the monitor, and I'm looking at my crew, and everybody's looking at me with pity, because they think, okay, it's the last day of this director. But after the shot, he turns around and he does this. And he says to me, you know, from now on, when you are happy, and if you want something a little bit different, you just say to me, play it again, and I will give you something completely different from what we did. And that's how it worked. So it really was, you know, from a man that I met who said to me, 3 takes, call Steven, it ended up with a beautiful relationship. La seconda cosa che mi disse quella sera è stata: chiama Steven Spielberg, ti confermerà che io non accetto mai di fare più di 3 ciacche, normalmente nel mio caso il primo è il migliore. E io lì ho detto: ecco, adesso posso ammazzarmi, perché come farò a girare con lui? 4 mesi dopo ci troviamo sul set, il primo giorno delle riprese, mattina presto, lui aveva una scena con l'attore israeliano, aveva già brontolato perché non c'era acqua calda in albergo, era molto nervoso, iniziamo a girare e facciamo 9 riprese. Alla fine lui mi dice: posso guardare l'ultimo ciak che hai girato? E io, normalmente non si concede mai di farlo a un attore, perché trova sempre qualche cosa che non gli va bene, la luce o quant'altro, però lui ha insistito e ho detto va bene. Si è messo davanti al monitor con le cuffie sulla testa, io nel frattempo guardavo la mia troupe, che aveva nei miei confronti uno sguardo di pura commiserazione, perché stavano pensando, ecco, è la fine della carriera di quest'uomo. E invece lui, sorridente, dopo aver visto questa ripresa, mi ha detto: perfetto, d'ora in avanti facciamo così, se ti va bene quello che facciamo me lo dici, altrimenti ti basta dirmi, rifammene una e io cerco appunto di farla diversamente. Quindi da non più di 3 ciak, chiama Steven, a tutti i ciak che vuoi. I also have to say that, you know, when you're working with somebody like Kingsley or, you know, Ian McKellen, all these kind of actors who really seriously did all of Shakespeare on stage, so you're immediately dealing with a quality of understanding of character and of drama and of subtlety especially,
that is almost absolute, and I think as a director, it means it's almost like a for me it's like a conductor who has a perfect soloist, you know, the solo violin is the best in the world, and you have to be the best conductor in the world to really combine his beautiful music with the music of the orchestra. And you know, I think for a director it's a dream to work like that. E io credo che con un attore appunto come Ben Kingsley, ma il discorso vale naturalmente anche per Ian McKellar, sono autori che in palcoscenico e in teatro hanno recitato tutto Shakespeare e quindi hanno una capacità di comprendere la drammaturgia di una storia e il personaggio, le sottigliezze che implicano determinate situazioni che è davvero assoluta. E a quel punto il ruolo di un regista diventa quello del direttore d'orchestra che si trova davanti a un grande solista. Il direttore d'orchestra deve fare assolutamente il possibile per fare in modo che ci sia una perfetta armonia tra la musica del solista e il resto dell'orchestra. Parlando del cast, siamo in Italia, ovviamente volevo anche parlare di Monica Bellucci. Soprattutto mi incuriosiva molto, oltre appunto alla dinamica della scelta dell'incontro, sulla carta, prima di vedere il film, un film che comunque raccontasse una liaison amorosa tra Ben Kingsley e Monica Bellucci, mi sembrava un compito piuttosto difficile da rappresentare in maniera... E invece funziona. Ecco, se ci può raccontare qualcosa anche su questa alchimia che si è creata. Yeah, it's a good question. I'll tell you something. I think for me, this question, which of course I had in my mind, you know, how is this going to work? Even though really Kingsley is a very young person and he's physically very fit, and he was of course very happy that Monica is coming. So, but when I met Monica for the first time, it was in Paris, of course, and what struck me, and I understood that very minute that she's perfect for the role, is she came to the meeting with a very elegant black coat, which was closed, you know, like this. And she was so elegant and so straightforward in a way that I felt that's right. You know, she was not provocative. She was not Monica Bellucci that we kind of imagine, you know, from James Bond and all that. No, she was really, there was a certain, I think I can say this, a certain sadness and a certain complexity that really kind of, I could feel it. And that's why I felt this will work, because I think this film in a way is about sad people, you know, with an inner life that is very difficult, plus the fact that they are all hiding something, you know, everybody's not really telling the truth. So in that sense, I felt it's a very good match. And but, okay, translate this and then I'll tell you another story. Sorry. È una buona domanda, della stessa domanda che mi sono posto io, no? Funzionerà tra questi due? È vero che Ben Kingsley è giovanile, ha un fisico giovanile ed è estremamente prestante e in forma. Naturalmente lui era felicissimo di lavorare con Monica Bellucci. E io quando ho incontrato Monica la prima volta, naturalmente a Parigi, appena l'ho vista arrivare, sono rimasto colpito e lì ho davvero capito che avrebbe potuto funzionare, che lei era perfetta, perché si è presentata con questo lungo cappotto nero chiuso con un collo alla coreana, estremamente sofisticata e elegante, in qualche modo understated, nulla di particolarmente appariscente, ma in questa sobrietà nel modo di vestire in qualche modo rifletteva fisicamente la tristezza e la complessità del suo personaggio, perché in fondo questo è un film che parla di persone, di soggetti tristi che hanno una vita interiore travagliata, che sono tutti costretti in qualche modo a mentire perché non possono essere completamente sinceri e nascondono qualche cosa. I mean, it's really about, I think in the end, I think every movie needs secrets, and
if you don't have secrets, it's really in your characters, it's not really interesting. And I felt that not only the characters have secrets, but my actors, you know, Kingsley, Monica, and of course all the others, they have big, not big, but they have secrets, which is always interesting to explore. But I have to tell you, when we did the first big reading with all the, I always do a table reading like in the theater, and Ben was sitting and Monica was next to him, and Itai, the young actor from Israel, was sitting opposite. And for the first 2 hours, Ben completely ignored him. He was only talking to Monica all the time. And so, which is naturalmente. But at lunch, I said to Ben, you know that Itai did Hamlet on the stage in Tel Aviv 1,000 times, which was true. I mean, Itai is a very famous theater actor in Israel. And from that moment, everything changed, because Kingsley suddenly understood that this boy is not just a pretty boy, he's actually a very serious Shakespearean actor like himself. And from that moment on, he gave him the respect that he deserved. Ciascun film esiste soltanto se ha dei segreti, questo non fa eccezione, i segreti appartengono non soltanto ai personaggi, come è il caso di questo film, ma spesso anche agli attori, sono i segreti nel loro modo di essere e di recitare. Questo riguarda naturalmente Monica Bellucci e Ben Kingsley. La prima volta che si sono trovati tutti gli attori insieme, io amo fare una prima lettura a tavolino, un po' come si fa in teatro. Ben era seduto accanto a Monica Bellucci, Itai, l'attore israeliano che interpreta Daniel, era seduto dall'altro lato del tavolo, e per 2 ore Ben Kingsley lo ha completamente ignorato, rivolgendosi soltanto a Monica. Dopo queste 2 ore io gli ho detto, sai Ben, Itai è un attore teatrale molto conosciuto a Tel Aviv, ha portato in scena l'Amleto migliaia di volte, ed è bastato che io gli dicessi questo per far cambiare completamente il suo atteggiamento, perché a quel punto gli ha portato il rispetto dovuto a un attore interprete shakespeariano e le cose sono andate diversamente. Io, se non ne abbiamo dalla sala, vorrei fare un'ultima domanda a Eran Riklis. Abbiamo parlato appunto di un film che racconta un personaggio in qualche modo al tramonto, che cerca una nuova collocazione ed è avversato, diciamo, dalle nuove leve del suo paese. Mi chiedevo se in questo dualismo ci fosse un sottotesto politico di qualche natura riguardo la politica israeliana o la situazione medio orientale in generale. You want me to get into trouble, eh? Vuoi cacciarmi nei guai? Yes, I mean, I was not, probably it's not a conscious reflection on politics, but it is, I think, a reflection on global politics everywhere, you know, from America to Israel to almost everywhere in the world, maybe not in New Zealand. Maybe New Zealand is really nice, but I think the rest of the world is struggling with the fact that there's no real leadership at the moment in the world, and we're really suffering from that, because I think nothing is only bad things are happening in many countries, you know, Syria and all these places, and human tragedy. And on the other hand, I really think that we're waiting for someone who will get up, I mean someone, you know, a prime minister or a president or something like that, and will say, basta, you know, that we have to change. In Israel we had this maybe one time when Sadat, you know, the Egyptian president, came to Jerusalem and said, okay, after all this war, all these wars and all this death and all this blood, we're going to have peace, and now we have peace. So I think we're really in a very difficult time, and I'm not sure the answer is necessarily, you know, the younger generation versus the older generation. It's more about quality. Mm. And we're waiting for good people to join politics. So I think nobody wants to join politics. And that's one of the problems, maybe. Yeah. Maybe I'll run for prime minister. We'll see. Why not?
Non so quanto consapevole fosse questa riflessione, di fatto c'è, ma c'è in un ambito politico assolutamente globale, perché è una situazione che sicuramente non riguarda solo Israele, riguarda gli Stati Uniti, riguarda tutti i paesi del mondo, ad eccezione forse della Nuova Zelanda, perché vediamo nei nostri paesi la lotta per la mancanza di una leadership adeguata in grado di comprendere quali sono le priorità, e tante cose assolutamente brutte stanno accadendo, delle tragedie per l'intera umanità, come appunto è la situazione in Siria. Ma ciascuno di noi però sogna che un bel giorno qualcuno appaia e vesta i panni di un primo ministro o di un presidente che sia in grado appunto di dire basta, un po' come era accaduto per Sadat, il presidente egiziano, quando venne a Gerusalemme, dicendo appunto dopo anni di spargimento di sangue e di conflitti è il momento di avere la pace. Ma credo che non si tratti tanto di una questione vecchie generazioni contro le nuove generazioni, quanto proprio di qualità della leadership politica, e forse è il caso che io mi candidi alle prossime elezioni. Quindi abbiamo avuto anche uno scoop di politica estera al Torino Film Festival 2019. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è scaduto. Noi ringraziamo tantissimo Eran Riklis, autore di Spider in the Web e membro della giuria del concorso Torino 37. Grazie.